Eccoci con il nostro coach Mattia Ferrari, il nostro Stefano Masciadri alla vigilia della sfida con Civitanova qui al Flaminio, quarta giornata del girone di ritorno. Coach, ti faccio subito una prima domanda. Insomma, dopo una settimana precedente molto fitta di impegni, avete avuto di nuovo la settimana classica a disposizione. Ti chiedo su cosa vi siete concentrati in particolare, avendo appunto più giorni a disposizione per lavorare. Intanto sono contento perché finalmente sono diventato anch'io di qualcuno nostro, sono stato aggettivato con questo affetto. Beh, è stata una settimana tipo, una settimana con carichi di lavoro usuali, logico che dobbiamo pensare una partita alla volta, sapendo che però ne abbiamo parecchie ravvicinate. Iniziamo con questa partita casalinga con Civitanova, che dobbiamo affrontare con grande maturità, grande senso di responsabilità, perché con tutto il rispetto per i nostri avversari, tutte le partite valgono 2 punti, di quello che ho detto in settimana alla squadra. È logico che dobbiamo trovare dentro di noi degli stimoli, dobbiamo trovare dentro di noi una forza mentale per approcciare una partita dove abbiamo molto da perdere. Ecco Stefano, è una partita che sulla carta potrebbe non aver molto da dire, però come diceva bene Mattia, tutte le partite valgono 2 punti e tutte le partite sono impegnative. Ti chiedo nello specifico quali insidie può nascondere questa partita per noi domani contro Civitanova? L'insidia più grande è data dalla classifica. La maggior parte può pensare arriva alla penultima in classifica, vinciamo facile, ma l'inghippo è dietro l'angolo. Quindi tutta la settimana abbiamo preparato la partita con Civitanova come se fosse una finale, come dico sempre. Quindi ci siamo concentrati sulle loro caratteristiche, ci siamo concentrati ovviamente anche sul nostro gioco, comunque avendo avuto una settimana piena per lavorarci. Visto che settimana scorsa venivamo da un'infrasettimanale, ed è una partita come le altre, quindi la affronteremo col massimo della concentrazione, al massimo dell'intensità. Coach, insomma, abbiamo avuto la settimana tipo, adesso si apre un'altra settimana dove avremo appunto un altro infrasettimanale, poi giocheremo ancora la domenica prossima. Ti chiedo l'importanza ovviamente del gestire l'energia in questo frangente e appunto se e come gestirai le energie della squadra da questo punto di vista. Beh, sì, innanzitutto è importante vincere, per cui bisogna pensare al fatto che domenica starà in campo e giocherà chi ci garantirà la miglior prestazione possibile. Poi dopo faremo il punto della situazione e adatteremo i 2 giorni successivi, lunedì e martedì, alle esigenze di preparazione della partita e di recupero fisico della squadra, e idem poi dal giovedì faremo lo stesso ragionamento. Non sono abituato a fare piani così a lunga scadenza. Per chi opera a questo livello, gli infrasettimanali sono sempre qualcosa di strano, di diverso. Le settimane con più partite sono sempre qualcosa che mette a dura prova la testa dei giocatori, l'organizzazione tecnica, l'organizzazione societaria. Noi per adesso dobbiamo pensare alla partita di domenica, dove giocherà chi sta bene, dove giocherà chi dà garanzie di risultato, perché è una partita che vogliamo assolutamente vincere. Stefano, veniamo da 5 vittorie consecutive, in totale 10 nelle ultime 11, insomma sono numeri molto importanti. Ti chiedo, al di là della qualità della nostra squadra, ti chiedo come si fa a mantenere sempre l'attenzione e la concentrazione così alta per approcciare ogni partita, e l'esempio di domani secondo me è calzante, con lo stesso approccio, sempre per entrare in campo con un obiettivo. Credo che la cosa più importante sia tenere sempre in mente l'obiettivo finale, quindi tutto ciò che si fa ogni partita, ogni giorno, in settimana è improntato per quell'obiettivo, quindi non ammettiamo in primis a noi stessi cali di concentrazione, cerchiamo sempre di mantenere l'intensità alta e di portare a casa sempre 2 punti ogni domenica. Quindi sono contento di questa striscia, vogliamo continuare. Perché comunque fa parte del nostro percorso. Volevo fare un'ultima domanda al coach. Mattia, al di là dei risultati appunto di cui abbiamo parlato adesso con Stefano, ti chiedo quanto sei soddisfatto dal tuo punto di vista dell'allenatore di quello che stai vedendo dalla squadra per come te la immaginavi appunto quando sei arrivato qui. Adesso abbiamo ancora l'ultimo recupero dell'andata mercoledì, abbiamo già giocato diverse partite. Ti chiedo quanto appunto sei soddisfatto di quello che stai vedendo dai tuoi ragazzi. Beh, io sono assolutamente soddisfatto delle qualità del gruppo dal punto di vista della serietà, della professionalità, dell'etica. Soddisfattissimo del lavoro
che sto facendo insieme alla società, al club, che è un lavoro che va ben oltre il risultato della domenica. Logico che il risultato della domenica è quello che tutti vedono, quello che va sotto gli occhi di tutti, però c'è dietro qualcosa di più importante, c'è dietro proprio un percorso di costruzione e ho ripetuto mille volte, io sono fortunato a lavorare in una realtà come quella riminese. La soddisfazione più grande, lo sapete, arriverà se arriverà più avanti, se ce la metteremo, se ce la meriteremo, se saremo bravi. Per adesso sono abbastanza convinto che siamo sulla strada giusta, stiamo facendo il percorso giusto, stiamo facendo le cose che servono per aiutarci a costruire ogni giorno di più la nostra identità, la nostra fiducia e il fatto di essere consapevoli non solo a parole ma anche coi fatti, di poter dimostrare che siamo una realtà di vertice per questo campionato. Allora, grazie al nostro coach Mattia Ferrari, grazie al nostro Stefano Masciadri, ovviamente in bocca al lupo per la partita di domani e forza Rimini. Forza Rimini, grazie al nostro addetto stampa. Vivo il lupo!